Ciao, eccomi qui ancora in Sri Lanka. Oggi voglio parlarti dell'autenticità. Voglio parlarti della diplomazia. Voglio parlarti di permetterti di ascoltarti e di esprimere te stesso. La diplomazia è una cosa che dipende come tu la usi, può essere qualcosa di positivo oppure totalmente negativo. Perché? Perché con l'idea di dire le cose in un certo modo, molto spesso ti impedisci di dire quello che pensi. Questo ovviamente non ti vuole istigare a ferire le altre persone. Il mio consiglio, il mio suggerimento è sempre quello di dire quello che senti, quello che pensi, nel migliore dei modi, ossia cercando di essere delicato e di non ferire le altre persone. Questo ovviamente senza omettere nulla di quello che senti importante comunicare. Ovviamente la comunicazione deve essere sempre qualcosa che aggiunge, non che toglie, che alza l'energia e che dà un'opportunità di crescita, non che semplicemente sia connesso. Non è importante che tu comunichi il tuo giudizio. Non è importante che se tu vedi qualcuno che passa con un vestito orribile e gli dici «Mamma, che brutto vestito che tu hai oggi!» Questo non serve molto. Magari se tu hai un'amica e la stai accompagnando a fare shopping, è molto meglio se tu le dici «Guarda, ti ho visto che questa cosa magari non ti sta bene addosso, ho visto che però generalmente quando ti vesti in questo modo stai molto bene». Allora, questo è un mix tra l'essere delicati, tra l'essere autentici. L'autenticità deve essere sempre alla base. E l'importanza del dire le cose in modo utile e pertinente, anche al voler far magari crescere o far del bene ad un'altra persona oltre che a te stessa. Perché questo? Perché prima di tutto, se tu non dici alla tua amica che magari non sta tanto bene in un certo modo, ad esempio, semplicemente stiamo parlando di qualcosa di molto futile, ma in realtà è un esempio calzante, magari la fai andare in giro in un modo che potrebbe metterla in imbarazzo, potrebbe magari metterla in cattiva luce con alcune persone, soprattutto se lei dovesse avere magari un incontro importante, che sia galante o che sia un incontro di lavoro o qualsiasi altra cosa. Nello stesso tempo, il fatto di non dire quello che senti dentro è come un chiuderti una porta nell'esprimere te stessa. Come ti stavo dicendo, il giudizio non serve a nulla, ma quando quello che tu pensi può essere utile a te o agli altri, è bene che tu possa esprimerlo. Quando una persona non si comporta bene nei tuoi confronti e ti ferisce, ovviamente è bene che tu glielo comunichi, piuttosto che insultare la persona, come ho visto fare molte volte. Sarebbe molto meglio se tu magari a questa persona dicessi: «Guarda, mi hai ferito molto quando mi hai detto questa cosa, quando ti sei comportato in questo modo». Così magari instauri un dialogo molto utile, sia a te per magari permetterti di vedere le tue ferite, perché sai bene che quando qualcosa ti tocca è perché in realtà lì c'era qualcosa di tuo. Inoltre ti permette di instaurare una relazione più autentica con l'altra persona e chiudere un qualcosa che altrimenti rimarrebbe sospeso e creerebbe uno screzio magari tra di voi. Un'altra cosa molto molto utile è quando tu ti permetti di esprimere quello che tu hai bisogno di manifestare nella tua vita, e questo è connesso proprio al tuo cammino, a ciò che senti importante per te, a ciò che ti vibra dentro. Se tu ti impedisci questo, ovviamente ti togli delle possibilità nella tua vita. Molto spesso le persone si impediscono di portare avanti ciò che è importante per loro o di esprimere ciò che sentono importante per paura di ferire qualcuno, per paura di deludere gli altri. Questo vuol dire vivere alla luce di qualcun altro, vivere la vita di qualcun altro. Non significa più vivere la tua vita. Certo che vorremmo che tutti fossero felici e vorremmo tutti essere amati sempre di più. Ma quando questo ti porta ad annullare te stesso, a rinunciare a ciò che sei, a reprimerti e a mentire, perché questo è mentire, allora questo magari non è più la cosa ottimale.
Perché tieni conto che quando tu menti in questo modo, stai mentendo per rispondere ad un tuo bisogno. E questo bisogno è un bisogno che va guarito, non va assecondato, perché se tu vivi secondo la paura, in particolar modo la paura di non essere amato, questo ti porterà a limitarti e imprigionarti in qualcosa che non ti appartiene e a non vivere la tua vita. Quindi, riassumendo tutto quanto, il punto è sempre quello: è bene ascoltarsi, è bene che tu possa ascoltarti e che tu possa esprimere sempre quello che senti importante e che possa essere d'aiuto per te o per le altre persone. Ok? Quindi, al bando i giudizi che non servono a nessuno, ma quando senti qualcosa dentro, senti che questa cosa potrà cambiare anche solo la giornata o la percezione di una persona del proprio essere, migliorarle la giornata, sentirti più vicino o magari fare la stessa cosa con te, allora dillo, fallo, esprimilo. Ascoltati e esprimi quello che hai dentro, perché in questo modo potrai anche esercitarti ad esprimere tutta la tua ricchezza, tutta la tua bellezza e tutti i doni che hai. Ok? Bene, allora buon esercizio. Nei prossimi 3 giorni, fallo almeno per la giornata di oggi, anche se ormai qui in Sri Lanka dovrebbero essere già le 7, quindi 6, 5, 4, 3. Sono le 2:30 in Italia. Fallo almeno per oggi pomeriggio. Poi, se vuoi andare avanti 3 giorni, molto molto meglio. Nei prossimi giorni di tutto quello che senti, tutto quello che pensi, che possa essere in qualche modo utile e che possa portare un miglioramento nella tua vita e nella vita degli altri. E fammi sapere come va. Scrivi qui sotto i commenti, così che possa essere un bel momento di condivisione. E se hai qualche domanda da farmi in merito a questa tematica, sempre scrivila qui sotto così che io possa risponderti. Un abbraccio e buonissima giornata. Ciao!